canale. Allora, oggi nuovo video, un video di nail art. E come vedete, rotellina nuova che con l'altra l'ho finita, quindi questa è nuova di zecca, l'ho aperta proprio adesso. E andremo a realizzare una rosa gotica, nel senso gotica tipo vetrata. Non so se mi avete capito, a parte come anteprima del video ormai l'avete vista, però come ci fate case tipo in chiesa che ci sono quelle vetrate colorate, però tutte tipo fatte specie dei quadri, no? Insomma, queste vetrate che rappresenta Gesù, la Madonna, Dio, gli angioletti, che fate tutte a triangolo, no? Tutte tipo fatte così, insomma, con le vetrate così, che da come ho capito si dovrebbero chiamare gotiche, quindi questa rosa come titolo ho messo infatti nell'arte rosa gotica, la chiamerò una rosa gotica. Molto carina, mi piace molto, però non è fatta a triangolini come fatto lì, come in chiesa, no? Come queste vetrate qua colorate, ma ovviamente sempre ondulata come rosa, però che dà quell'effetto vetrata, insomma, quel gotico lì, come vi ho spiegato prima, come in chiesa, no? Che ci sta queste vetrate così un po' strane, ecco, molto molto belle poi. Allora, andremo a utilizzare un po' di colori, perché questa rosa non è che c'è un solo colore, ha più vari vasti colori. Allora, come primo colore andremo a utilizzare Zoe, che adesso ve lo faccio vedere, che è un Classic C113 per fare tutta la tip. Ovviamente dopo io prima la preparo, poi dopo comincerò col video. Eccolo qua, Zoe, per fare tutta la tip. Poi andremo a utilizzare Trinidad, che Caribe, P05, dopo i colori sapete, li faccio vedere dopo. Vabbè, il solito Poison Black Fast F16. Mimetico con verde, ho solo questo, ma infatti dovrei acquistare altri tipi di verde, che è un Classic C99. Poi Ciclamino, che è un Classic C90. Fucsia Fluo, Classic C42. Duchessa, Classic C70. Bronzo Flash, Classic G63. E alla fine il bianco, quindi il Pure White, che è il Fast F01. Dopo mano a mano che comunque faccio la nail art, li apro, ve li faccio vedere come sempre. Io niente, adesso preparo la tip con questo colore qua, Zoe, che vi ho fatto vedere. E poi inizierà il tutorial. Quindi ci vediamo direttamente dopo. Finito.
vedete? E ho messo anche lucide alla fine. Scusate, mi sono scordata di dirvi anche l'ultraviolet, che mi sono scordata, che è questo qua, che pare in blu, invece è un viola, vabbè, comunque. E niente, questa qui è la rosa gotica. Adesso non so se vedendola avete capito come, quale volevo dire, insomma, di queste vetrate, anche della chiesa, eccetera. E mi piace molto come è venuta. Molto molto carina, bellina tanto. Niente, fatemi sapere se vi piace anche a voi questa rosa gotica. Se è stato così, mettete un pollice in su sotto al video, se volete commentatemi così mi fate sapere se vi piace, cosa ne pensate, eccetera, eccetera. Niente, io vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!